È la giornata della collera per gli imprenditori del mattone. Non è la prima e con molta probabilità non sarà l'ultima. Migliaia di caschetti gialli al centro di Piazza Affari, disposti come un vortice, quello delle vessazioni che trascinano a fondo tutto e tutti. Si sentono vittime i rappresentanti del settore edile, del resto hanno il poco invidiabile record di imprese fallite nei primi mesi di questo 2013, che non accenna a mostrare segni di una ripresa ripetutamente annunciata, ma mai concretizzatasi. Giorgio Squinzi lo sa bene, porta la sua solidarietà a un settore che ha perso negli ultimi 2 anni 450.000 posti di lavoro. È una protesta giusta, dice, perché le vessazioni ci impediscono di ripartire e l'occasione è propizia per rivolgersi al governo che oggi, per voce del ministro dello sviluppo Zanonato, mostra segnali di un timido ottimismo. Questo governo perlomeno sta ascoltando, sta dando qualche segnale di attenzione. Abbiamo sottoposto nelle settimane scorse un primo pacchetto di semplificazioni, sono stati recepiti, però il cammino è ancora molto molto lungo. Abbiamo bisogno di semplificazioni, dice Squinzi, che non può non tener conto degli ultimi dati forniti da Unioncamere sulla mortalità delle imprese. Nei primi 5 mesi dell'anno la media giornaliera è di 35 fallimenti al giorno, 2 imprese ogni 3 ore falliscono. Numeri persino peggiori dell'anno precedente, il terribile 2012. L'incremento è di oltre il 5%, per non parlare delle domande di concordato, che rispetto al 2012 si sono addirittura triplicate. Le imprese chiudono e falliscono perché scendono i consumi, perché i costi sono troppo alti, ma anche perché non riescono a riscuotere i crediti dai clienti. Non paga la pubblica amministrazione, non pagano i privati e, come nel vortice evocato dai costruttori, si va a fondo molto rapidamente. Oltre alle costruzioni, i settori più colpiti sono le attività manifatturiere e il commercio, al dettaglio e all'ingrosso. E se Milano è in testa alla classifica delle città dove falliscono più imprese, la crisi non risparmia nessun angolo dell'Italia e penetra in profondità anche nelle regioni tradizionalmente meno permeabili e più dinamiche, come Emilia e Toscana, dove l'incremento delle imprese fallite rispetto al 2012 rispettivamente è al 15,1% e al 38,2%. Ecco perché giornate della collera come quella di oggi sono destinate a ripetersi e la luce in fondo al tunnel si fa sempre più fioca.